Sì, grazie. Abbiamo Yamga oggi all'esordio con il Pescara, prova tutto sommato positiva, soprattutto nel primo tempo. Ti chiedo come ti sei trovato oggi con il Pescara di Zema. No, mi sono trovato bene, sicuramente speravo un inizio col Pescara un po' più felice, purtroppo è andata così, però credo che il risultato sia fin troppo bugiardo, perché secondo me nel primo tempo siamo riusciti a chiudersi bene e anche a essere pericolosi davanti. Non abbiamo concesso niente, poi nel secondo tempo l'unico tiro pericoloso che hanno fatto hanno segnato, poi ci siamo scoperti magari un po' di più per provare a recuperarla e abbiamo lasciato un po' più buchi dietro. Ecco. Risultato pesante, per certi versi anche bugiardo, però ne parlavamo anche in conferenza stampa con Zeman. Quando si hanno le occasioni non si mette la palla dentro, è difficile vincere le partite. A proposito di occasioni, tu in apertura di gara hai avuto un'occasione importante, sei stato anche un po' sfortunato, il portiere è riuscito a intercettare il pallone. Sì, purtroppo il calcio è così, spesso quando hai l'occasione non riesci a buttarla dentro, poi loro ti segnano. Purtroppo oggi è andata così. Adesso bisogna pensare subito alla prossima partita, bisogna pensare subito a ripartire, a far gruppo, e solo facendo gruppo secondo me potremo ripartire alla grande. Come mai dopo il primo gol del Frosinone, la rete di Ciano, non c'è stata la reazione che forse ci si attendeva? Questo gol della squadra laziale vi ha un po' colpito, forse anche a livello psicologico? Ma no, non credo che ci abbia colpito a livello psicologico. Noi subito il gol, sicuramente abbiamo provato a buttarsi un po' di più avanti, ad attaccare in più uomini. E quello ha fatto che magari eravamo anche coperti meno indietro. Ora c'è questa gara con la Salernitana, dopo due sconfitte bisogna fare assolutamente risultato sabato. Sì, sicuramente, bisogna subito pensare alla gara contro la Salernitana, pensare a far bene e a vincere questa partita. Oggi esordio con la maglia del Pescara, cosa ti aspetti da questa avventura in bianco-azzurro, da questo girone di ritorno con il Pescara? Ah, il Pescara è una piazza molto importante, sicuramente è anche una piazza molto ambiziosa, quindi io sono venuto qui e sono molto felice di essere qui, sicuramente noi giochiamo tutte le partite per cercare di vincerle.